Ah, DJ Daxi, DJ Daxi, con questi vocal, spiega a un... a chi non sa cosa vuol dire vocal trance, cosa significa? Transcantata. Semplicemente transcantata, può essere una voce maschile, femminile, però... E questo lo utilizzo tanto nelle mie serate, tanto anche in radio... Nel mio programma Radio FM lo utilizzo e ti passo i set perché sono gli stessi che utilizza Radio FM per quello. Ah, ho capito. Esatto. Dai, di una frase tipica in dialetto di, come si dice? Come si chiamano gli abitanti di Predazzo? Predazzesi? Predazzini? Esatto, in dialetto sarebbe i pardacciani. Ok, noi pardacciani. Di una frase tipica in dialetto Val di Fiemmese agli ascoltatori. Val di Fiemmese, beh, anzi, prima di tutto, Pardac è diverso dal resto della Val di Fiemme. Come quindi, dialetto, questo l'ho capito anch'io. Prima di tutto, Pardac è diverso dal resto della Val di Fiemme. Perché? Esatto. Come dialetto. Ah, siamo okay. Un po' diversi, infatti ti spiegavo anche ieri, e poi ci sono delle parole diverse, ma un po' in tutta Italia comunque. Beh, sì, ovvio. Il paese che vai, dialetto che trovi, quindi. Certo. Poi altro da aggiungere, poi Predazzo mi dicevi stamattina che è diverso dagli altri luoghi della zona perché è l'unico paese comune che è in un altipiano e non in non in un altipiano, no, è su una piana praticamente, un po' in pianura, perché gli altri paesi per girare per gli altri paesi deve aver fatto almeno 10 anni di palestra roccia per andare da una parte all'altra, perché è proprio sul... in salita o in discesa, diciamo. Va bene, allora da Fabio DJ Daxi passiamo a Fabio 883 che è venuto a trovarci qui in studio, quindi lo ringraziamo. Grande Fabio di San Giorgio delle Pertiche, sempre presente all'interno dei nostri programmi sia con gli sms e viene anche a trovarci in bicicletta, quindi grande Fabio, grande. 883. Bene, allora continuate a scriverci ed interagire con noi. Oggi siete un po' spenti, dai, accendiamoli. Accendetevi. Tra poco arriva il mio segnale, scatenate l'inferno, esatto, di SMS. Sì. Russell Crowe. Bravo. Il Gladiatore, uno dei miei film preferiti in assoluto proprio. Girato a Predazzo, tra l'altro, per chi non lo sapesse. Sì, infatti potete vedere sullo sfondo potete vedere me. Come si chiama la montagna lì che si vedeva ieri di fronte al locale dove avevano suonato al maneggio? C'era proprio una montagna. Volevo fare il selfie anche prendendola tutta, ma stai parlando del forse del Montagnello o forse della catena del come fai a del latte amaro? Sei tu di Predazzo? Non lo so, non, ce ne sono tante montagne, non è che posso dirti quella montagna lì. Quella di fronte al maneggio, zio Billy. Vabbè, al maneggio ce ne vedono tante di fronte. Quindi... Proprio di fronte a dove avevamo la console. Ah, ok. No, credo quella. Penso che sia il Montagnello, quella okay. Che hai visto. Salutiamo gli amici del Montagnello, salutiamo anche gli amici che stanno bevendo un buon vinello. Mi veniva anche un'altra, anzi, altre due, ma. Siamo in fascia protetta. Ricordo per chi si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze che potete mandare i vostri sms al 349-7267-647 ed anche al 334-7102-672. Sono le 13.40, questo è Amore Radio Show numero 642. Oggi è domenica 26 luglio 2015, chi vi parla è Lorenzo Speed e qui con me nostro ospite per la quinta. Quarta, sesta, non si sa. Non sono tagli per la N volta. Ovviamente. Esatto, per l'ennesima volta DJ Daxi con il taxi, ovviamente. Sì, esatto, ormai è il tuo motto per segnato, quanto riguarda. Esatto. Sei segnato, adesso nei prossimi flyer DJ Daxi con il taxi. Direttamente. Potremmo mettere il disco quello yo taxi, come si chiama? Taxi. Il taxi di Pitbull? No, ecco, adesso che mi hai detto che è di Pitbull basta, non voglio più suonarlo. Quindi ci sono anche i cani che fanno
O è musica da cani oppure sono i cani che fanno quella musica? Non lo so. Va bene, dai. Oggi siamo molto anche animalisti, eh. Abbiamo parlato di orsacchiotti, lupacchiotte, gattini. Anzi, a proposito di gattini, se c'è qualcuno in ascolto che vuole dei gattini gratis, gratuitamente, ci sono dei miei amici che qui a fine mese, tra pochi giorni, fine luglio, inizio agosto, regaleranno dei gattini, quindi se volete averli contattateci sempre al 349 72 67 647. Vamos! È Giuseppe? È Giuseppe, sì. È il nostro amico Beppe, alias Giuseppe Ottaviani, amico di Viterbo, anche lui grande DJ producer trance a livello mondiale, come noi. Vabbè, ovviamente. E Vandit Records tra le sue etichette di riferimento, insieme ovviamente ad Armada Music Records, a tante altre, è la sua Vandit, ovviamente Go On Air, esatto. Recordings, che è anche il nome del suo radio show, che si chiama Go On Air, appunto. Giuseppe Ottaviani in onda. Esatto. In aria proprio. In sarebbe. Aria proprio, trasmette dal cielo praticamente. Esatto. Vamos! Anzi, devo leggere un altro sms. Manuel dice, sempre Manuel di Altavilla Vicentina, zona Vicenza Ovest, per chi non lo sapesse. Lorenzo, volevo salutare i tuoi ospiti. In realtà è il messaggio standard che manda sempre, invece è un ospite, DJ Daxi con il taxi. E salutare Roma, il Davide e Fabio, e ricordare mio papà Angelo e tua mamma Marilena e le persone di Radio Gama 5. Ciao Manuel. Certo, allora faccio anch'io i saluti e ricordo sempre Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo Ighina, Ferrido e Giancarlo Rossi. Restate con noi, Radio Gama 5, Lorenzo Speed, DJ Daxi con il taxi. Ma chi è che lo paga il taxi? Come? Tu. Ah, addirittura. Lorenzo Speed. Da Predazzo a Campodarso con il taxi. E di ritorno pure. Vabbè, vabbè, non abbiamo problemi di soldi. Ci mancherebbe altro. Dopo la serata ieri. I miliardi. Con tutti i soldi siamo venuti via con la macchina piena zeppa di banconote. Esatto. E ad aprire la portella è stato un problema perché le abbiamo rovesciate un po' ovunque. Sono stati contenti gli amici vicini lì della tua abitazione che hanno trovato ancora stamattina banconote che svolazzavano per sì. I cieli di Predazzo. Sì, sì, è vero, hai ragione. Oh, ce la ridiamo, ce la godiamo. Beh, dai, l'importante è divertirsi, no? Ma infatti. Vamos. A sto punto lo lascio fino alla fine, il DJ set, poi pubblicità delle ore 14 e poi il disco magia e poi magari metteremo qualche novità discografica gran fica, si può dire? Sì, cioè, beh, certo, dai. È che siamo nel 1846. Ah no? No. Cosa è successo nel 1846? Certe parole non si potevano dire. Dici? Ah no. E invece adesso sì. Cos'è adesso cambiato? Guarda la televisione, di tutto di più, quindi guarda, non abbiamo problemi. Ti posso dire una cosa, che nel 1846 è un anno del XIX secolo e ci sono circa 280 voci su persone nate nel 1846, capito? Ah, però vediamo se conosco qualcuno nato nel 1846. Adesso sto guardando un po' di nomi, sinceramente non ho ancora trovato uno che conosco. Va bene, dai, andiamo con questo disco. Ti ricordi il titolo autore? Ma certamente. Vai.
Dimmi. We Control the Sunlight, Ali and Fila. Salutiamo Ali and Fila, salutiamo Fadi, che ho avuto il piacere di... Fadi qual è? Quello pelato o l'altro? Ali and Fila. Tu che sei anche loro fan. Fadi è quello di Fadi e Mina. Fadi e Mina è un altro, è un'altra coppia, sempre dall'Egitto. Ok. È sotto, sono dei pupilli di Ali e Fila. E loro sono Fadi e Mina, invece Ali e Fila sono, sono loro. Esatto, Fila è quello pelato che gira il mondo. Ali invece non può prendere l'aereo. Quanto so io, ha una malattia che non può prendere l'aereo, infatti lui sta in Egitto a produrre. A proposito di malattie, volevo fare un saluto speciale ad un altro nostro fratello trans, Fabio XB, che ha annunciato, ha fatto il coming out, quindi gli siamo vicini, insomma. Ha una malattia seria e speriamo comunque che possa riprendere presto, il prima possibile, insomma. Quindi saluto Fila, che ho avuto il piacere di conoscere, non so se tu c'eri a quella serata, mi pare di no, l'11 ottobre scorso era? No, il 7 dicembre scorso al Madame Butterfly a Ferrara con gli amici dell'Art of Trance. Ho diverse foto anche con lui che le trovate nel mio sito internet lorenzospeed.tk. Allora andiamo ad ascoltarci Ali and Fila con We Control the Sunlight. Vamos. Noi controlliamo la luce del sole. Sì, controlliamola. Ecco, a proposito di papi, visto che il nostro amico prima di Alfonso che ci ha chiamato parlava di Papa Francesco, nel 1846, per l'esattezza, spero di dirlo giusto, sì, il primo giugno del 1846 è nato Papa Gregorio XVI, che non so lontanamente chi sia, non sono un grande esperto di religione e di papi, comunque ecco, tra i tanti che sono nati in quell'anno c'era anche lui, vediamo... Poi è nato Luigi Bonaparte, poi tanti altri, ma veramente non vedo nomi, non vedo nomi conosciuti, almeno per quanto riguarda il mio bagaglio culturale. Allora continuate a scriverci, ad interagire con noi. Ancora Manuel dice: Lorenzo qua a Vicenza si sente Radio Maria, è andato via il segnale, ciao Manuel. Ecco, bene, Radio Maria la prendi anche con la lavatrice. Esatto. Allora invece salutiamo una nostra nuova ascoltatrice che ci chiede di farle il saluto in inglese, addirittura qua ci mettono alla prova, che dice, beh, prima lo faccio in italiano, poi l'inglese lo faccio dire a te caro DJ Daxi, okay. Quindi peggio per te, con il tuo inglese maccheronico come hai detto ieri. Allora Chiara Vanessa dice, allora un saluto a Chiara che auguro a tutti una buona giornata. Dillo in inglese, have a good day. I want to say hello to everybody and I hope that you will be a good day, a good Sunday. Bene, quasi perfetto, that you have a good Sunday for Sara. Io cosa ti ho detto? Una cosa simile, va bene, have. Si è capito. Bravo Daxi! Grazie, grazie. Ma
quasi quasi ci starebbe anche un bel Armin Van Buuren con We Are Here to Make Some Noise. Cosa dici? Vai. Un disco che mi dà una bella carica. Spacca. Spacca cosa? I maroni? Ma non lo so. Comunque penso che siamo una bella coppia, non di fatto, ma una bella coppia radiofonica, una bella coppia assortita di DJs, o no? Sì, una sorta di Fiorello e Baldini dei poveri. Tu sei quello alto, io quello basso. E poi sì, però in radio non si vede, quindi... In radio non si vede, quindi non si può dire. Siamo una sorta di Antonello Dose e Marco Presta della radiofonia. Devi dire no, ma in realtà non sei basso. Sono basso nei tuoi confronti perché sei 1,97. Ma non è che sono un nanetto, eh. Ah no, scusa, è vero. Non è che sei basso tu. Sono io che sono troppo alto. Secondo me questa qui resterà nell'annale, una puntata da Albo d'Oro, secondo me. Sì, sì, proprio da Albo d'Oro, guarda. Da Predazzo d'Oro. Basta. Ora siamo scesi, non possiamo più scendere oltre. Possiamo solo risalire. Abbiamo come livello. Il fondo. Esatto. Stiamo raschiando il barile. Il fondo del barile. Okay. Sì. Comunque Chiara Vanessa ha apprezzato, ha scritto bravo taxi, taxi driver DJ Dax. Che guida il taxi. Driven by DJ Daxi, che guida il taxi direttamente da Predazzo. Cos'è che fa rima con Predazzo? No, ma veramente. Un pupazzo. Un pupazzo. A Predazzo si fa il pupazzo, ovviamente nella località. D'inverno fai il pupazzo. Esatto. Vai a Predazzo, diventi pazzo. Facendo e vai a Predazzo e se una ragazza arriva a Predazzo di rose gli regalo il mazzo. Ah, ok. Mi stavo già preparando al peggio. mi sembra di essere un asilotto comunque. Che? Un asilotto, queste rime. Sai cosa vuol dire? Uno che frequenta l'asilo. Ah, ok, un asilotto. Bello. Esatto. Poi c'è anche l'asil 9. Ok, va bene, potevamo scendere.